Presidente, dunque niente carnevale estivo, si passerà al 2019. Sì, come avevo già annunciato, la partecipazione sia alla Fano dei Cesari che l'effettuazione di una festa estiva sarebbe stata se il bando sui carnevali storici fosse uscito. Il bando purtroppo, probabilmente per i ritardi del governo, non è ancora uscito, di conseguenza noi stiamo già lavorando per il 2019. Lavorate anche per l'ingresso a pagamento? Sì, l'ingresso a pagamento è già stato approvato, giovedì, quindi domani sera, approveremo il prezzo dei biglietti, che comunque saranno più o meno quello che ci dicevamo anche l'anno scorso. Quindi sui 10 euro con convenzione tesserati? Sicuramente sì. Per quanto riguarda i carri invece, ne vedremo alcuni nuovi? Allora, ovviamente noi, a parte il carro di Rossini che col sindaco Ricci dicevamo di farlo riuscire, intanto per la meraviglia che è, ma anche per chiudere le celebrazioni rossiniane qui a Fano col carnevale, come a febbraio scorso è stato aperto. E, io insomma ovviamente cercheremo di fare i 3 carri nuovi, per il momento ad agosto sicuramente daremo il via a 2 e il terzo stiamo cercando le risorse, quindi io comunque spero di riuscire a fare 3 carri nuovi ovviamente. Si parla anche di alcune eventuali collaborazioni, ad esempio con quella di Rimini, ce lo conferma? Sì, sono in attesa di un appuntamento con il sindaco di Rimini, proprio perché nel 2020 ci saranno i 100 anni dalla morte di Federico Fellini, visto che il tema quest'anno sono le donne di Fellini, insomma Fellini ha avuto delle donne molto importanti vicino, quindi poteva essere un'idea per continuare questa apertura verso il nostro territorio, verso fuori, e anche un'apertura che non è solamente di promozione, anche economica logicamente, perché i comuni partecipano al Carnevale di Fano, comunque anche Rimini prende in qualche modo a benefici dal Carnevale di Fano, perché sappiamo benissimo che tanti alberghi di Rimini si riempiono con il Carnevale di Fano.